corazón, mi corazón. Un saluto a tutti amici del web, io sono Dado Bax e bentornati sul mio canale. In questo video andrò a stilare una classifica dei 13 videogiochi che dal mio punto di vista potrebbero rappresentare le sorprese di questo 2020 videoludico. Videogiochi che non godono della luce dei riflettori puntata addosso, ma che potrebbero essere in grado di regalare ore ed ore di divertimento. Ricordandovi che la classifica è stilata in base a quanto io attendo questi giochi e che ogni opinione espressa in questo video è strettamente personale, direi di buttarci in questa top iniziando dalla numero 13. Tredicesima posizione per Journey to the Savage Planet, videogioco che mi aveva colpito inizialmente per il suo stile estetico, a metà tra The Outer Worlds e No Man's Sky. Sono rimasto poi affascinato dalla formula che sembra presentare, incentrata sull'esplorazione, su un level design certosino e su una componente narrativa più centrale di quel che non possa sembrare inizialmente. La struttura è quella di un metroidvania spaziale in un ibrido che potrebbe portare già in questo gennaio 2020 freschezza sui nostri monitor. In dodicesima posizione Dreams, il gioco nel quale poter creare altri videogiochi, ma Dreams non si limita ad essere un editor, bensì si eleva a metà gioco. Il gioco dei giochi, con un engine versatilissimo che permette dei risultati sorprendenti. Ovviamente si può scegliere tranquillamente di non creare e di usufruire e basta dei vari minigiochi creati dalla community, e anche solo in questa maniera l'esclusiva PlayStation riesce a mostrare i muscoli. Non sottovalutatelo. In undicesima posizione, Tell Me Why. Gioco realizzato da Dontnod, gli sviluppatori di Life is Strange. Tell Me Why è un interactive drama che si snoderà mediante 3 episodi nel corso di questo 2020 per PC ed Xbox One. La vicenda è incentrata sui gemelli Allison e Tyler, che nel loro viaggio in Alaska ripercorrono la loro infanzia. Il giocatore sarà portato a prendere delle decisioni su quali porzioni del passato dei gemelli prendere come vere, in un gioco che mira a raccontare le motivazioni che hanno spinto Tyler ad operare un cambio di genere. In decima posizione, Psychonauts 2. Un grande ritorno per uno dei platform 3D più belli degli anni 2000. Lo stile estetico è ispirato e surreale come sempre, ma il grande dubbio è sulle meccaniche di gioco. Si manterranno fresche dopo 15 anni? Sarà operato uno svecchiamento? Lo scopriremo insieme in questo sequel, annunciato oramai da tempo, che dovrebbe finalmente vedere la luce nel corso di questo 2020. In nona posizione, Ooblets. In arrivo uno dei giochi più genuini dell'anno, un farm builder nel quale cresci e combatti contro piccole creature. Prende il mood di Harvest Moon, le battaglie a turni di Pokémon, il relax di Animal Crossing, per creare un gioco allegro ed accogliente. Un'esplosione di pucciosità che entra di diritto nella top 10 dei giochi più da tenere d'occhio nel corso di quest'anno. In ottava posizione, Fable. Fui colpito inizialmente dallo stile estetico di questo gioco inconfondibile, unico, che però ricorda al contempo, per alcuni versi Journey, per altri Shadow of the Colossus, ma in tema sci-fi e con un deserto che si perde a vista d'occhio. L'esplorazione di un mondo silenzioso ed abbandonato mi affascina alla scoperta di frammenti di storia da ricostruire. In settima posizione, Evil Genius 2. Il ritorno di un classico dei gestionali che ti mette nei panni di un super cattivo, il genio del male, a cui fa riferimento il titolo appunto, e della sua base segreta. Il nostro compito sarà quello di ricostruire la nostra base inizialmente, addestrare le nostre unità e poi iniziare la nostra missione di conquista del mondo. Uno dei gestionali che ho amato di più nella mia adolescenza ritornerà sul mio monitor elevato all'ennesima potenza. Insomma, serve dire altro? In sesta posizione, Desperados 3, un altro grande ritorno di un altro grande videogioco della mia adolescenza. Un gioco tattico in tempo reale a livello di singola squadra, dagli sviluppatori dell'apprezzabilissimo Shadow Tactics Blades of the Shogun. Desperados 3 ovviamente ritorna nel Far West, prenderemo il controllo di una banda sgangherata fino a farla diventare un gruppo efficiente di eroi ed eroine. Ognuno con la sua abilità e peculiarità in un viaggio attraverso Messico e Stati Uniti di fine 800. In quinta posizione, Ori and the Will of the Wisps.
il sequel di uno dei più bei Metroidvania degli ultimi anni, caratterizzato da uno stile estetico inconfondibile e da una colonna sonora maestosa, ma soprattutto da un gameplay vario e valido che alterna momenti di esplorazione a momenti più adrenalinici e complessi. Ori sarà disponibile da marzo di quest'anno, inserito fin dal lancio in Xbox Game Pass. In quarta posizione, Humankind, la risposta di Amplitude a Civilization, uno strategico 4X che ripercorre tutta la storia dell'uomo, che ci mette nei panni della guida spirituale di un popolo del quale seguiremo l'evoluzione per oltre 5.000 anni di storia. Interessante la formula basata sui punti epoca, che incentiva il giocatore a compiere grandi imprese in ogni momento del gioco e a non focalizzarsi semplicemente sull'endgame. La civiltà peraltro non sarà legata ad un solo corrispettivo del mondo reale, ma potremo ibridarla scegliendo di epoca in epoca le feature che più preferiamo. Insomma, un prodotto che si prospetta essere veramente interessante, che ogni appassionato di strategia dovrebbe tenere d'occhio. In terza posizione, Wasteland 3. Il secondo Wasteland era arrivato sui nostri monitor come Operazione Nostalgia, sequel del 2014 di un gioco di ruolo isometrico del 1987, e sembrava dovesse essere finita lì, ed invece In Exile ha deciso di alzare la posta in gioco. Wasteland 3 è a metà tra un sequel ed un reboot, cambia ambientazione, si sposta dai deserti dell'Arizona alle nevi del Colorado ed evolve il comparto tecnico, vero punto debole del secondo capitolo. Ha insomma le carte in regola per essere uno dei giochi di ruolo più interessanti dell'anno, se non addirittura di questa generazione. In seconda posizione, Hollow Knight Silksong. Quella che inizialmente doveva essere un'espansione si è poi trasformata in un vero e proprio sequel nel quale vestiremo i panni di Hornet, la principessa del regno in rovina di Hollow Nest. Non vedo l'ora di esplorare il nuovo regno sotterraneo, di provare il micidiale arsenale e le abilità di Hornet per scoprire ancora di più l'intricata civiltà fatta di cittadelle, re codardi e storie perdute. Continuazione di uno dei giochi indie più belli di sempre, Hollow Knight Silksong è fin da ora un titolo letteralmente imperdibile. Bene signori, siamo arrivati in testa. In prima posizione, il videogioco in uscita in questo 2020 che dal mio punto di vista è più da tenere d'occhio è... In vetta, Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Ci sono una marea di cose che potrebbero andare storte. Il gameplay visto nella demo delle 3 2019 era legnosetto e la resa grafica era ancora piena di bug che andavano ripuliti. Ma è Bloodlines 2, il sequel di uno dei giochi di ruolo cult degli anni 2000, interpretazione computerizzata di vampiri, gioco di ruolo cartaceo amato ed apprezzato da folte schiere di appassionati in tutto il mondo. Il primo Bloodlines è riuscito nell'impresa di diventare un gioco cult, immortale, nonostante fosse anch'esso buggato e legnosetto. Ed è proprio per questa motivazione che sono parecchio fiducioso nei confronti del sequel. Questi sono quei videogiochi che sono talmente unici, talmente potenti nella narrazione e nell'atmosfera, che se si riesce a soprassedere sulla realizzazione tecnica, ci si trova davanti delle perle di inestimabile valore. Se amate i giochi di ruolo metropolitani e non siete troppo schifiltosi, tenete seriamente d'occhio Vampire The Masquerade Bloodlines 2, che potrebbe essere, dal mio punto di vista, una delle più grandi sorprese di questo 2020 videoludico. E questo è tutto, io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a farmi sapere in un commento quali sono i videogiochi che dal vostro punto di vista potrebbero stupirci in questo 2020, e detto questo io vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima!